sarà cooptato da una scrivania di partito. Renato, io chiedo la tua candidatura perché sei il politico che ho sempre sognato, servo della gente per amore e dunque servitorello di nessuno. Sei pulito, libero, schiavo di nessuna ragione di partito, tenace nelle tue battaglie anche solitario. Sei uno che ama la sua città e non vuole assolutamente spremerla come un limone. Sei uno che le sue lotte le ha fatte pagando di persona. Sei uno che ha visto sempre in prima fila dove c'era da difendere la salute della gente, il diritto a una città dignitosa, la causa della cultura. A tanto, Renato, non ci eravamo abituati. Ci avevano fatto credere che un politico così fosse impossibile. E invece, eccoli. Ti scelgo allora, Renato, perché hai un'anima, un'interiorità, una tua austera bellezza che conosce la tenerezza e la rabbia. Spero che i tanti amici che ti stimano e ti apprezzano da decenni sognino con noi che un sindaco altro è possibile.